Bentornati, ore 7. Oggi abbiamo un altro ospite, anzi un'altra ospite, la dottoressa Laura Rizzi, che è responsabile dell'orientamento e del tutorato dell'Università di Udine. L'abbiamo invitata perché il 16 partono ufficialmente le immatricolazioni per il nuovo anno accademico. E proprio a ridosso dal 16 al 20, mi pare, ci sono anche delle iniziative speciali di orientamento per gli studenti e anche per le famiglie. Esatto. Ma prima di parlare di questo devo farle un'altra domanda, cioè com'è lo stato di salute dell'Università di Udine? Abbiamo visto classifiche, controclassifiche, eccetera. Io sono dell'idea che insomma, se c'è un gioco al rialzo, un gioco virtuoso, anche scendere, perdere qualche posizione forse non è così drammatico, no? L'importante è che appunto ci sia una rincorsa verso l'alto di tutti gli Atenei. Quindi qual è la verità? Io le lascio la parola e lei mi fa un quadro della situazione. Allora, sì, no, la ringrazio di avermi dato la possibilità di spiegare questa classifica Censis, che poi purtroppo diventa uno degli strumenti informativi delle famiglie, perché le famiglie poi guardano i giornali e leggono questa classifica. Vorrei far mente locale perché l'ho studiata su due aspetti. UniUD viene detta penalizzata, ma voglio dire, i dati a noi non tornano, nel senso che le strutture vengono valutate in funzione dei posti a sedere nelle aule studio, nelle aule didattiche, nei laboratori e biblioteche, che per UniUD sono rimasti invariati da un anno all'altro. E poi nelle borse per diritto allo studio. Allora, anche qui il dato è anomalo, perché noi sappiamo che il diritto allo studio è garantito in Regione Friuli Venezia Giulia dall'ARDIS, l'ente che distribuisce sia a Trieste sia a Udine le borse in funzione delle richieste, che entrambi gli Atenei coprono il 100% degli aventi diritto e che l'indicatore utilizzato dal Censis non è la percentuale di aventi diritto che effettivamente ottengono la borsa, ma semplicemente l'ammontare complessivo. Quindi da formazione statistica contesto in toto la classifica e dico UniUD gode di buona salute, fa fede di questo aspetto, voglio dire l'offerta formativa e tanti altri aspetti di UniUD, pensiamo alle sedi. Allora, quando noi dobbiamo valutare le strutture di un Ateneo semplicemente in base ai posti a sedere, che rimangono anche invariati, questo fa capire un attimino che queste classifiche, da un punto di vista di misurazione effettiva della qualità di un Ateneo, hanno forti limiti. Beh, poi insomma, magari, come posso dire, Udine è stata bene fin dall'inizio da questo punto di vista di spazi delle aule, eccetera. Non altrettanto tanti Atenei italiani potrebbe che avevano essere magari edifici ottocenteschi, non adeguati, eccetera. E quindi forse quello poteva essere un parametro in quel senso lì. Faccio solo questo esempio, certo, perché poi appunto sul discorso borse di studio io non so, proprio un discorso di ragionamento logico, certo, insomma noi eravamo già a posto. Le porto un altro esempio. Sì, prego. I servizi su cui siamo comunque in posizione più o meno inalterata rispetto all'anno scorso, vengono misurati con due indicatori. Un indicatore sono i buoni di pasto erogati sugli studenti iscritti. Allora, ovviamente un Ateneo che ha un bacino di studenti locale non ha necessità sempre di sfruttare il buono pasto, di andare in mensa. Quindi in realtà quello che io contesto è non la posizione, ma contesto proprio il percorso adottato per misurare determinati aspetti degli Atenei, pubblicarli, renderli disponibili a tutte le famiglie e farli diventare strumento di scelta. La scelta deve essere fatta attraverso altri elementi. Tutti gli Atenei ormai danno mille momenti di approfondimento della loro offerta, dei loro servizi, di tutte le caratteristiche. E quindi, insomma, voglio dire, darei questo consiglio alle famiglie, sinceramente. Insomma, di farsi un'idea un po' più chiara. Certo. In cosa consiste appunto l'evento dei 4 giorni, dal 16 al 20, di orientamento anche per le famiglie? La cosa che mi meravigliava un po' era questa, perché mi aspetto che insomma un ragazzo superata
la maturità, un ragazzo o una ragazza ovviamente scelgano in autonomia, anzi in completa autonomia, addirittura a volte in contrasto, no, con i consigli dei genitori. La maggior parte delle volte i ragazzi scelgono in completa autonomia e alle volte anche in contrasto. Succede comunque che chiedano un consiglio e che vogliano comunque interagire col genitore per essere aiutati in questo percorso di scelta. Altre volte sono i genitori, ma per fortuna sono veramente situazioni minimali. La prossima settimana si aprono le matricolazioni. Ormai da qualche anno l'Ateneo di Udine organizza una settimana dedicata al supporto proprio al percorso di immatricolazione e di iscrizione degli studenti. E quindi sono 4 giorni che partono da lunedì, che è dedicato all'area medica, e poi 2 giornate a Udine e una giornata nelle sedi staccate di Gorizia e Pordenone, in cui gli studenti possono venire a parlare con tutor, parlare con docenti, capire quali sono i servizi offerti dall'Ateneo e, volendo, procedere col supporto di nostro personale all'immatricolazione online. Quindi un percorso, diciamo, una sorta di guida, una sorta di tutor, esatto, per queste, esatto, pratiche anche burocratiche. Esatto, c'è la possibilità di vedere le nostre sedi, c'è la possibilità appunto quindi di capire da vicino com'è la struttura, com'è strutturata un IUD. Dove muoversi, dove sono le mense, piuttosto che le aule studio, insomma, esatto, anche un po' orientarsi anche in senso, esatto, proprio logistico. Esatto. Entrando più nello specifico dell'offerta didattica, quali sono le novità di quest'anno? Partono dei nuovi corsi, esatto, mi pare. Partono 4 nuovi corsi. Uno è il corso ad orientamento professionale in tecniche dell'edilizia e del territorio. Poi abbiamo delle magistrali, la magistrale di diritto per l'innovazione delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, una magistrale in food science e una magistrale in lingua inglese in international marketing, organization e management, perché i titoli diventano sempre più complicati. Esatto, e quindi una volta era giurisprudenza, medicina, adesso. Quindi quest'ultimo corso è completamente in inglese, insomma. Due corsi in inglese, food science e international marketing, entrambi, e si aggiungono ad altri due che noi abbiamo in inglese, che è economics e computer science. Quindi 4 corsi in inglese, 10 corsi che prevedono convenzioni con altri atenei, quindi la possibilità di ottenere doppio titolo, quindi c'è un'offerta formativa che, come per tutti gli atenei, anche per l'Università di Udine, si arricchisce soprattutto in un'ottica internazionale. Ecco, che cosa viene scelto negli ultimi anni? Naturalmente non possiamo avere i dati che riguardano le nuove immatricolazioni, però la tendenza qual è? Su cosa si orientano i ragazzi? Che cosa scelgono? Allora, diciamo che ovviamente, come sempre, c'è il problema in medicina, no? Diciamo numeri abbastanza elevati di ragazzi tendono a scegliere medicina e quindi poi si scontrano con la prova d'ingresso, sì, a livello nazionale, che è a settembre. Dopodiché, tra l'area scientifica sta abbastanza avendo successo tutta l'area informatica e dell'ingegneria elettronica, e l'area economica, come sempre, è un bacino abbastanza consistente. Riesce da noi a tenere molto bene anche l'area umanistica, perché comunque è un'area abbastanza d'eccellenza, abbiamo una lunga storia, sì, e quindi tanti sono i ragazzi che per vocazione propria scelgono percorsi di area umanistica. Anche specifica, no? Cioè, c'è la conservazione dei beni culturali, sì, non è che sia in tutti gli atenei, quindi insomma anche, sì, molto, sì, mirata. Sì, è uno degli storici, esatto, dell'Ateneo di Udine. Esatto. E prospettive di lavoro però rispetto a queste scelte? Allora, il discorso di medicina è un po' particolare, sì, perché molto. Sappiamo tutti che a breve, insomma, nei prossimi anni andranno in pensione molti medici, quindi forse si dovrà ripensare anche il discorso numero chiuso, ma questo insomma è forse, sì, quasi un altro ambito. Esatto, no? Boh, sì, perché poi lì poi si apre il problema dell'accesso alle specialità, dei una posti, dispone una catena molto complicata. Dal punto di vista occupazionale è ovvio che l'Italia sta affrontando un momento difficile, un momento in cui c'è una lieve ripresa. Diciamo che dall'ultimo studio Alma Laurea, l'ultimo rapporto Alma Laurea, i laureati dell'Ateneo di Udine hanno un'occupabilità, un tasso di occupazione a 1 anno, a 3 anni, a 5 anni superiore a quello a livello nazionale. Quindi voglio dire, questo ci conforta, sforniamo comunque ragazzi che risultano essere preparati
che trovano appunto nell'arco di breve tempo un'occupazione. Spesso succede che l'occupazione iniziale non è proprio attinente a quella che è la formazione, però nell'arco del tempo poi la situazione, secondo me, se un ragazzo ha un'ottima formazione e una capacità di essere imprenditore di se stesso, poi si sistema. Poi insomma sta un po' alla persona singola, sempre, ma naturalmente. Questo è sempre stato, non è solo sì, di adesso. Sì, certo, sapersi anche proporre e anche capire forse cosa quali sono vuole. Le proprie propensioni e capacità. A questo proposito, velocemente, perché non abbiamo più tanto tempo, però voi avete anche un filo diretto con le scuole superiori, cioè fate degli orientamenti e fate anche delle specie di precorsi, no? Adatti a far capire agli studenti delle superiori quale può essere l'orientamento giusto, insomma, la scelta giusta. Allora, diciamo che con le scuole superiori del territorio di tutta la regione abbiamo un ottimo rapporto, anzi veramente una collaborazione che è nata su volontà del nostro rettore 4 anni fa col tavolo di raccordo scuola-università. Da 3 anni ormai c'è un'attività di alternanza scuola-lavoro molto radicata. L'anno scorso abbiamo accolto circa 800 studenti delle scuole superiori durante il periodo estivo in campus di alternanza e moduli formativi. Quindi crediamo molto in un'attività a servizio delle famiglie, a servizio del territorio, per aiutare i ragazzi a conoscere il mondo accademico, a conoscere la didattica dentro l'università, a capire un attimino cosa vuol dire studiare in una disciplina, perché io voglio fare l'ingegnere, primo anno faccio analisi matematica, devo capire un attimino che il primo anno entro in un contesto che è un contesto di discipline di base. Certo. E su questo ci stiamo veramente impegnando molto, ma proprio perché l'Università del Friuli è l'Università del Friuli e quindi deve essere l'università del territorio in primo anno. Quindi prima il legame battuta. È molto, molto, molto stretto. Sì. Bene, le informazioni sono sul sito dell'università o comunque appunto le trovate studenti. Anche nelle giornate di orientamento. Dottoressa Rizzi, la ringrazio Grazie. Per essere stata con noi oggi e adesso noi ci prendiamo una pausa per poi proseguire con ore 7.